Allora, buonasera, siamo qui con il poeta Don Giuseppe Centore, teologo capuano, molto conosciuto qui a Casalgiovere, discendenti della sua famiglia sul suo territorio. Don Giuseppe, siamo qui per il convegno dal titolo Io e l'altro, chi è l'altro, il mondo virtuale. Si vuole spiegare come cosa succede in questa società adesso? Ebbene, intanto le cose si conoscono meglio partendo dalle origini. Diciamo che già in Dio si realizza un rapporto io e l'altro, nel senso che il Dio cristiano non è una statua che guarda il vuoto, è una comunione di persone. Il Padre che si conosce si esprime la conoscenza che ha di sé pronunciando una parola, generando il Figlio. Nel generarlo e ascoltarlo è la fonte della sua felicità. Dio crea l'uomo per farlo felice e dunque vuole che l'uomo ascolti questa parola che, come la felicità del Padre nell'eternità, lo diventa l'uomo nel tempo ascoltando il Verbo. Infatti, se ne ha detto, le mie parole sono spirito e vita. L'uomo nel tempo cresce in umanità attraverso la comunione, il dialogo, il rapporto con l'altro. In psicologia si registra che la forma peggiore, più devastante di patologia è l'autismo, in cui una persona interrompe o è incapace di stabilire un rapporto con l'altro. Anche a partire dal rapporto biologico questo è vero, tant'è che adesso quando la mamma genera il bambino lo si depone sul suo grembo, cioè che mentre nella gestazione battono all'unisono fuori dalla mamma quello del bambino, anche all'esterno il bambino continua a sentire questo rapporto con la madre. Una volta venuto alla luce si dice che a 3 anni il bambino in camera più nozione che in tutto il resto della vita. E la madre deve continuare a parlare col bambino anche se il bambino non intende appieno, si crea delle parole, ma già il suono, già il rapporto che si stabilisce sul piano della voce è come una sorta di alimento per l'anima come lo è il latte per il corpo. Ancora di più vale la relazione come fonte di crescita nell'amore. Se è vero che l'uomo è stato creato come dualità, facciamo l'uomo e l'uomo lo fece maschio e femmina, per cui ognuno istituendo un dialogo d'amore dovrebbe poter dire solo con te essere in due vuol dire essere interi. Naturalmente questo processo di crescita poi si potenzia soprattutto, diremmo oggi, attraverso l'educazione, attualmente i mezzi di comunicazione sociale, radio, televisione, telefonini, quali però si sta registrando che sono anche dannosi, nel senso che la velocità delle immagini e la brevità dei messaggi, mentre arricchisce il numero delle conoscenze, delle informazioni incamerate, ottunde e attenua la capacità di critica, di dialogo, di riflessione, di contestazione. E quindi bisognerebbe contemperare la quantità con il valore, la qualità, l'importanza cioè della riflessione che richiede invece isolamento, metodo critico di discernimento e un confronto dialogico appunto con gli altri. Qualcuna di queste riflessioni, io le ho consegnate qualche poesia che reciterò adesso nel corso dell'intervento.